è un sistema sanitario che è perfetto per una popolazione diversa da quella che siamo oggi. È un sistema sanitario, qualcuno ha detto, perfetto per i cinquantenni sani. sani tra l'altro, è perfetto per i cinquantenni sani, cioè cosa vuol dire? Che io faccio sempre un esempio molto pratico, pensate a un medico di famiglia che debba seguire 300 assistiti tra i 40 e i 50 anni, più o meno in buona salute, ce la fa a seguirli, certo, e offrirà anche un ottimo servizio, perché non c'è una grande necessità di medicina, no, di cura. Pensate allo stesso medico di famiglia che abbia 300 assistiti tra gli 80 e i 90 anni malati, no? Perché se sono sani è tutto un altro sonno, ma se sono malati, come purtroppo spesso è, non ce la fa. E questo lo sperimentiamo tutti noi nelle nostre vite, tutti noi ci rendiamo conto che appunto il medico di famiglia, trovarlo, farsi visitare, farlo venire a casa, diventa impossibile. Perché? Perché non può gestire una situazione del genere. Allora cosa succede? Il carico passa, il cittadino si deve rivolgere alla sanità privata, quindi un costo sanitario importante, oppure c'è l'altro problema, siccome il medico di famiglia è introvabile perché poverino non riesce a starci dietro, si va al pronto soccorso e quindi si intasa il pronto soccorso, quindi c'è tutto un sistema a cascata che rende la qualità della nostra sanità non buona, non all'altezza. Ecco, poiché il sistema sanitario nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo e dobbiamo difenderlo, dobbiamo fare in modo che resti pubblico assolutamente, perché davvero ritengo che un paese in cui non ci sia diritto alla cura per tutti, indipendentemente da qualunque fattore, dal reddito, dallo status sociale, così, un paese in cui non c'è questo diritto è un paese in cui non c'è democrazia, non può esserci democrazia se non c'è il diritto di cura. E oggi siamo a rischio, il nostro sistema sanitario è a rischio, sta rischiando, quindi dobbiamo davvero fare molta attenzione e difenderlo. Ecco che allora dobbiamo pensare quali possono essere le strategie per fare in modo che continui a funzionare. E allora, da un lato ci sono le grandi strategie socio-economiche, politiche, cioè ci sono i politici che dovrebbero fare delle cose, delle azioni concrete. Se mi permetti faccio un esempio, una cosa è molto chiara, l'aspettativa di vita e la quantità di anni che viviamo in malattia, quindi lo stato di salute o di malattia, sono direttamente correlati allo stato socio-economico in cui si nasce. Cioè ci sono degli studi che hanno dimostrato che a seconda del quartiere in cui si nasce si avrà un'aspettativa di vita e una qualità della vita, della salute diversa. Chi nasce povero, chi nasce nei quartieri poveri avrà un rischio maggiore di avere malattie e vivrà più anni in malattia. Allora, se questo si sa, perché ormai questo è un dato di fatto, è ovvio che la prima cosa che un governo lungimirante dovrebbe fare è ridurre le disuguaglianze, perché se noi riduciamo le disuguaglianze, facciamo in modo che i bambini possano godere tutti di un ambiente sano in cui crescere, ecco che avremo poi meno pazienti, meno malati e meno persone che avranno bisogno del sistema sanitario. Questo è solo un esempio, che non è poi il cuore proprio del libro, perché invece il libro chiama un'azione a tutti noi, cioè il libro dice ok, questo è un problema che devono risolvere i nostri politici, noi che cosa possiamo fare per vivere meglio, per invecchiare in salute e per vivere appunto fino, non dico all'ultimo giorno, ma agli ultimi anni della nostra vita, vivendo una vita piena, andando a ballare, andando a nuotare, a viaggiare, facendo le cose che ci piace fare. Possiamo fare prevenzione, ecco, questo è il motivo. Oggi sappiamo che tra il 30 e il 50% delle malattie tipiche della terza età si può prevenire, queste malattie si possono prevenire attraverso un corretto stile di vita. Ed ecco allora che diventa fondamentale dare una guida, in qualche modo orientarci in mezzo a tutte le informazioni e disinformazioni
che circolano per dire che cosa sa la scienza oggi e che cosa può dire la scienza ai cittadini per permettere poi loro di scegliere se seguire uno stile di vita sano o se invece dire vabbè a me non interessa, io prendo atto però faccio comunque quello che voglio. Ecco, si tratta di far crescere la consapevolezza dei cittadini e dei consumatori. Il tuo infatti non è solo un manuale a invecchiare bene, anzi parti proprio da spiegare, dallo spiegare che cos'è l'invecchiamento, come funziona, in maniera calandosi anche nelle definizioni e negli aspetti più tecnici, ma in generale mantenendo appunto il focus sulla comprensibilità di quelli che sono questi processi di invecchiamento. Tra l'altro appunto hai parlato fino adesso di età, di medie, no? Di aspettative di vita, eccetera, e una cosa importante da dire da cui parti nei primi capitoli del libro è che il fatto che questi sono dati che riguardano l'età anagrafica, quindi quella che proprio abbiamo scritta nei documenti e che è un po', diciamo, oggettiva ed esteriore, ma c'è anche un'età biologica che dobbiamo molto tenere in considerazione. Assolutamente sì. Allora, il concetto di invecchiamento e di età anche sono molto, molto sfumati perché tengono insieme concetti culturali, biologici. Una volta, se io dico che un quarantenne è una persona di mezza età, il quarantenne si offende. È perché oggi consideriamo i quarantenni quasi dei ragazzini, però vi ho appena detto che l'aspettativa di vita media è 84 anni, per cui un quarantenne è una persona di mezza età, cioè proprio da un punto di vista di definizione. Quindi è molto un aspetto culturale. Tra l'altro nel libro racconto di questi studi che sono stati fatti, queste indagini, per cui sono andati a chiedere nei vari paesi a che età si pensa di diventare vecchi, e si è visto che c'è proprio una questione culturale, perché in Cina magari dicono che già tra i 55 anni, 60 anni si diventa vecchi, da noi prima dei 75 non se ne parla assolutamente. Non solo, il concetto stesso cambia nella stessa persona, cioè chiedere a un ventenne a che età si diventa vecchi, allora avremo una risposta 40-45 anni, ragazzi, così. Se lo chiediamo a un quarantenne dirà 60 anni, se lo chiediamo a un sessantenne dirà 80 anni, quindi noi continuiamo a portarcela avanti questa soglia. E d'altro canto, come dicevi giustamente tu, anche da un punto di vista biologico, cioè quando noi diciamo che una persona ha 80 anni, che cosa significa? Perché tutti noi sappiamo che ci sono ottantenni, ma anche novantenni, sani, non prendono farmaci, fanno sport, non dico sport... sono attivi, esatto, vanno. Io per esempio sono molto amica del professor Silvio Garattini. Il professor Silvio Garattini ha 94 anni, va a lavorare ogni giorno, guida, cammina, mi ha detto che lui fa almeno 6 km al giorno a passo veloce, però mi ha detto, perché se non si fa fatica non vale. Quindi è una persona che biologicamente non ha 94 anni, o perlomeno non è confrontabile con altre persone che alla sua età magari sono allettate, non sono autonome, stanno molto male. Quindi nasce appunto il problema di dire qual è l'età biologica, cioè l'età anagrafica lo sappiamo che cos'è, quella che è scritta sui nostri documenti da quando siamo nati, ma da un punto di vista biologico c'è un modo per dire quanti anni abbiamo, come sta il nostro corpo, quindi che possa dire... E tra l'altro questa è una cosa fondamentale, perché immaginate che io trovi una pillola che fa ringiovanire e vada da un'industria farmaceutica a dire guarda, ho trovato una pillola che ci fa ringiovanire. Loro mi diranno dimostramelo. E come faccio io a dimostrare che fa ringiovanire? Serve qualcosa che effettivamente misuri l'età delle nostre cellule. Spiegare questa cosa e provare a spiegare perché invecchiamo. Noi invecchiamo perché invecchiano le nostre cellule, questo deve essere la prima cosa che dobbiamo comprendere. Noi siamo fatti di cellule, per cui l'invecchiamento del nostro corpo dipende dall'invecchiamento delle nostre cellule. Allora, perché invecchiano le cellule?
Allora, c'è una parola, resilienza, che è una parola che a me non piace moltissimo. Abusatissima ovunque. Esatto, abusatissima e spesso usata anche impropriamente, perché resilienza deriva dal latino, vuol dire rimbalzare, tornare indietro, e indica le proprietà di alcuni materiali di tornare allo stato iniziale dopo aver subito un urto, diciamo, di resistere in qualche modo agli urti, tornando allo stato di partenza. Ed è stata usata questo termine moltissimo, oggi viene usato come qualità psicologica quasi, no? Si dice sei una persona molto resiliente perché hai vissuto magari un trauma e l'hai superato, perché sei venuto fuori da una situazione molto difficile nella tua vita. Quindi la si usa in un'accezione che secondo me non funziona, perché è riferita al nostro cervello, che è la sede dei pensieri e delle emozioni. Ebbene, il nostro cervello è tutt'altro che resiliente, il nostro cervello è plastico, non è resiliente. Cosa vuol dire? Che se tornasse indietro, cioè se fosse resiliente, noi non impareremmo mai nulla, saremmo sempre ignoranti, ma nel senso proprio autentico del termine. Pensate il bambino che per la prima volta fa esperienza del fuoco che scotta e che fa male, il bambino da quel momento starà ben attento, si terrà lontano dal fuoco. Perché? Perché il suo cervello plastico ha imparato che quella cosa, quel trauma è pericoloso, cioè ha tratto una lezione che ha modificato le sue sinapsi, è diventato un ricordo. Ecco, noi impariamo col tempo, siamo plastici, adattabili, non siamo resilienti, non rimbalziamo e non torniamo come prima. Però cosa possiamo dire quando parliamo delle cellule? Le cellule possiamo pensare che siano resilienti, nel senso che le nostre cellule subiscono danni continuamente, vivere che causa danni, perché quando viviamo il nostro metabolismo per esempio produce delle sostanze, delle molecole che sono tossiche, che vanno a causare danni agli organelli, ai mitocondri, alle membrane, insomma le cellule subiscono danni col tempo, e però hanno all'interno dei meccanismi che permettono di riparare questi danni. E quindi fino a un certo punto effettivamente c'è il danno ma c'è la riparazione, c'è il danno ma c'è la riparazione. Tra l'altro la riparazione avviene in maniera specifica durante le ore notturne, quando dormiamo, durante il sonno c'è un processo di rigenerazione dei tessuti molto importante. Però arriva un punto in cui la quantità di danno che abbiamo subito supera le nostre capacità di ripararlo. Ed ecco che allora le cellule cominciano a invecchiare, in termini scientifici si parla di senescenza cellulare, perché questi danni le cambiano proprio completamente, quindi la cellula non torna più come era prima, ma comincia a perdere un po' il suo equilibrio e il suo focus. Ecco, se però questo è vero, allora da un lato noi abbiamo uno strumento per misurare l'età biologica, cioè gli scienziati effettivamente, andando a guardare come sta il nostro DNA, si chiama orologio epigenetico, non entriamo troppo nei dettagli, ma praticamente fanno un'analisi del nostro DNA e riescono a capire quanti danni hanno subito le nostre cellule e quanto sono state in grado di recuperare. Ecco, questa si è dimostrata una buona stima dell'età biologica. Noi oggi, usando per esempio questo tipo di orologio biologico, è un test, questo orologio biologico per esempio ci ha permesso di dire che la dieta mediterranea è meglio di altre diete, perché rallenta l'orologio biologico, cioè noi invecchiamo più lentamente, più in salute, se seguiamo una dieta mediterranea rispetto ad altri tipi di diete. Oppure ci ha permesso di dimostrare che chi fuma ha un'età biologica maggiore rispetto a chi non fuma, perché il fumo invecchia le nostre cellule, causa danno. Se abbiamo capito che l'invecchiamento è causato dai danni, beh, è ovvio che fumare, che causa danni alle nostre cellule, ci farà invecchiare di più. E però la cosa positiva è che gli stessi scienziati hanno anche osservato che se si smette di fumare,
pian piano nel giro di qualche anno si recupera quel danno, quindi pian piano le lancette dell'orologio cominciano a tornare indietro, quindi non è mai troppo tardi per smettere di fumare se ci sono dei fumatori in sala. Quindi questo orologio biologico, che però mi raccomando, perché io so come funziona quando dico questa cosa, da domani mi scrivono tutti dicendo: professoressa, dove posso fare il test dell'orologio biologico per sapere quanti anni ho? No, è una cosa che si usa oggi a livello di studi, a livello di ricerca, proprio per riuscire a capire, a perfezionarlo, e anche per riuscire a capire quali sono le indicazioni che noi possiamo dare. Però ecco, grazie a questo orologio biologico noi oggi riusciamo, la scienza riesce a capire che cosa fa bene e che cosa non fa bene. Però ecco, se questo lo abbiamo compreso, abbiamo anche compreso che attraverso la prevenzione del danno noi possiamo fare moltissimo. Infatti è la vita.